Cari compagni e fratelli in esilio, l'abitudine a questi luoghi non ha forse reso la nostra vita più dolce che nel lusso dorato? Non sono questi boschi più sicuri della corte piena di invidie? E all'artiglio del gelo e alla ruvida sferza del vento invernale, quando soffia e mi addenta il corpo e mi fa rattrappire dal freddo, io allora sorrido, già, e dico: questa non è adulazione, e questi sono buoni consiglieri che mi persuadono concretamente di ciò che io sono. L'avversità allora mi appare dolce, come il rospo brutto e velenoso che reca sul capo una gemma preziosa. La nostra vita, fuori da quell'altro mondo, sente gli alberi che parlano, i ruscelli che narrano, i discorsi delle pietre e la bontà di ogni cosa.